Buon pomeriggio amici del Romanista, benvenuti a un'altra diretta del Romanista TV, qui al mio fianco Gabriele Fasana, a cui do il buon pomeriggio. Ciao Gabriele. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, oggi come ogni mercoledì si parla di giovani, ma non solo, ve ne accorgerete insomma nel corso della diretta e con noi ovviamente c'è il nostro Francesco Oddi a cui do il buon pomeriggio. Ciao Francesco, buon Ciao pomeriggio. Ciro, ciao Gabriele, ciao a chi ci segue. Allora Francesco, senti, Ciao Francesco. facciamo un rapido punto della situazione sul settore giovanile giallorosso, dell'ultima settimana. Sappiamo che la Primavera non ha giocato la partita doveva giocare con la Fiorentina e non ha giocato. Ha Facciamo giocato perché la Fiorentina ha fatto la finale di andata di Coppa Esatto. Italia e si è giocata di venerdì, per cui infatti sia la Fiorentina che il Torino hanno rinviato le gare di sabato. E quindi insomma parliamo un po' in generale di tutte le altre squadre giovanili giallorosse, a partire dall'Under 17 che continua il suo grandissimo campionato con un Bove strepitoso, quindi facciamo un attimo un punto della situazione. Il punto della situazione sono i numeri, dicono molto, perché la Roma è prima con il miglior attacco di tutti e tre i gironi. Va ricordato l'unica cosa: l'Under 17 è un campionato su gironi su base territoriale, per cui la Roma è prima per distacco, ma deve ancora affrontare l'Inter, la Juventus e le squadre del nord. Tra quelle del centro-sud non c'è sfida, non c'è sfida. Ha distaccato il Napoli, battuto tutte quante le avversarie, ha fatto, mi sembra, 118 gol, comunque un numero spaventoso, la media di 5 a partita. Domenica l'ha rispettato vincendo 5-1 col Pescara, per cui è una squadra che segna moltissimo, ha ottimi centrocampisti offensivi, ottime ali, giocatori davvero molto interessanti. Poi certo ci sarà la fase finale in cui dovranno confermare tutto. Chiaro. Senti, a proposito di Bove, ti volevo chiedere, nei tuoi articoli negli ultimi giorni abbiamo letto che ci sarà un salto in primavera presto, ma a proposito delle tempistiche, secondo te, una tua previsione, insomma, quando avverrà e soprattutto che tipo di carriera si può aspettare, carriera giovanile per questo giocatore? Beh, chiariamo che in primavera parecchi al primo anno di primavera fanno panchina. Poi c'è chi sale sotto età da inizio anno, come ha fatto lo scorso anno Riccardi. Bove non c'è riuscito, però se riuscisse a debuttare prima di fine anno sarebbe comunque un buon traguardo. Ma andrebbe benissimo anche giocare titolare dalla prossima stagione. L'anno prossimo andrà sicuramente in primavera, perché il 2002 finiranno col campionato Under 17, quindi verranno tutti portati in primavera. Se partisse subito titolare sarebbe un bel traguardo, e per come sta andando quest'anno mi sorprenderebbe se non fosse così. Poi se Senti. arriva all'esordio da qui a fine anno, meglio, sicuramente accumula più esperienza, è un modo per bruciare le tappe. Senti Francesco, abbiamo parlato invece negli ultimi giorni di un'emergenza terzini per quanto riguarda la prima squadra e ultimamente insieme ai grandi si è fatto vedere anche un certo Semeralo, l'hai anche raccontato appunto nei giorni scorsi sul nostro giornale. Secondo te a che punto è la sua maturazione come giocatore e se secondo te può ritornare utile, non so, in prima squadra quest'anno, ma comunque può affermarsi a grandi livelli in Serie A? O e magari in futuro anche con la squadra giallorossa. Semeraro è per l'appunto al primo anno di primavera, ha vinto lo scudetto Under 17 lo scorso anno, ha rischiato in parte di perdere il posto perché gioca nello stesso ruolo di Calafiori, che si è fatto male il 2 ottobre, quell'infortunio gravissimo di cui abbiamo ampiamente parlato, e erano un po' in competizione per un posto. Calafiori un anno di meno, ma sembrava che potesse prendere il posto. Semeraro è un ragazzo che ha giocato bene quest'anno in primavera. La primavera ha fatto benissimo dalla metà campo in su e ha avuto qualche problema in difesa. Di un reparto che ha avuto problemi, Semeraro è stato probabilmente il migliore per rendimento. È un terzino sinistro che ha una buona corsa e un buon cross. Per vederlo in Serie A, forse secondo me gli manca qualche centimetro. Abbiamo messo sul Romanista una bella foto un paio di giorni fa in cui c'è lui in partitella con Dzeko, che chiaramente ha 20 o 30 centimetri in più a vedere quella foto. Però è pur vero che Dzeko è un gigante, per cui non è una bocciatura definitiva. È un ragazzo che sta facendo molto bene quest'anno, è anche nel giro delle nazionali giovanili dell'Under 18,
per cui può fare bene. Secondo me verrà convocato con l'Udinese anche perché c'è un'emergenza assoluta che ben sappiamo, di cui già avete parlato sul giornale e sul sito per quanto riguarda sia della prima squadra. Lui in questo momento verrà convocato come vice Kolarov. Poi vediamo, si è allenato lunedì con la prima squadra, ieri no, questa mattina ancora non ho avuto informazioni se è stato aggregato al gruppo, però secondo me sarà convocato perché c'è bisogno di terzini, lui sta facendo bene, è un premio meritato, peraltro era già andato in panchina contro l'Empoli, la prima di Ranieri, e sabato dovrebbe avere la seconda convocazione. Ci sarebbe bisogno anche a destra, ma anche lì la situazione è complicata perché il terzino destro titolare della primavera è Buakhe. Si è Si è rotto fatto il crociato a male, fine sì. ottobre e quindi in questo momento è ancora fuori. Boa, secondo me, che avrebbe anche fatto qualche minuto se fosse a disposizione, per come l'ho visto nei primi 2 mesi di quest'anno e per il fisico che si ritrova, sarebbe stato pronto anche per fare uno spezzone di gara in Serie A, ma purtroppo non è a disposizione. Ecco, a proposito dell'emergenza, Francesco, che c'è stata anche in precedenza, anche quando c'era Di Francesco, al di là del discorso appunto numerico, secondo te questi giocatori che sono stati chiamati, chiaramente Riccardi che è un passo già più avanti, Celar che già anche lui ha fatto la convocazione, ha esordito, ti chiedo, sono anche meritevoli oppure effettivamente era soprattutto un discorso di emergenza e di numerico, mi spiego pure meglio. Celar comunque è anche già più grandicello di altri, quindi in questo senso ti dico quanto li vedi pronti questi giocatori per il futuro? E poi volevo legare ovviamente a questi giocatori anche un altro nome che per la prossima stagione dovrebbe essere migliorato rispetto a quello che abbiamo visto quest'anno, che è Luca Pellegrini, che dovrebbe rientrare dal prestito. Per l'appunto, Celar, che pure sta facendo una stagione strepitosa in primavera, ha fatto 24 gol in 20 partite e anche rallentato un po' in primavera perché a gennaio la media era ancora più importante e comunque stiamo parlando di più di un gol a partita. Celar è del 99, quindi all'età di Zaniolo e all'età di Luca Pellegrini, per cui sta facendo benissimo, però è chiaro che dovrà confermarsi con i grandi. In questo momento Ser potrebbe benissimo fare una carriera alla Daniele Corvia, diciamo, per fare un esempio di un giocatore che segnava tanto in primavera e poi non si è confermato. Speriamo di no. Però per gli attaccanti È più complicato forse. è più complicato, ma può essere anche più facile perché un attaccante che magari segna all'esordio basta poco per cambiare una carriera. Se tu indovini l'esordio in un momento in cui come la tocchi fai gol. E lì Di Francesco secondo me poteva fare di più perché quest'autunno penso in particolar modo alla partita di Pilsen in Champions, una Roma già qualificata. Secondo me in quel momento, che era proprio il momento d'oro dell'attaccante in cui qualunque pallone finisce in porta, Lo poteva entrare e poteva inserisci, fare sì, è vero. bene. E Per invece a cui l'attaccante è proposito. chiaro, ti segna l'esordio, la carriera cambia. Fai 4-5 spezzoni senza segnare e cambia in negativo. Senti, invece a proposito di Luca Pellegrini, come lo stai vedendo, insomma, in questa parentesi di Cagliari? A Cagliari sono entusiasti di lui e vorrebbero tenerlo, ma la cosa non mi sorprende affatto. Sicuramente a Cagliari faranno un tentativo per tenerselo, lui sta andando molto bene. È un giocatore che ha un'esuberanza, una corsa fuori dalla media, crossa molto bene. È da capire quali saranno i piani della Roma, ma sicuramente è un giocatore da riportare alla base. A meno che non si decida di fargli fare un secondo anno a Cagliari con l'accordo, però le deve giocare 38 su 38. Lì dipende da quanto potrà spendere la Roma e da quali saranno i piani della Roma in estate, ma sicuramente per quello che sta facendo vedere Luca Pellegrini deve tornare. Si può decidere se quest'estate o se fra un anno, ma deve tornare per giocare. Senti Francesco, io ultima domanda, ti vorrei chiedere un parere sul rinnovo di Riccardi, visto che è la prima volta che ne parliamo qua in Web TV. Se sei soddisfatto, tra virgolette, appunto di questo rinnovo, soprattutto per le condizioni, e quanto secondo te è stato fatto in prospettiva questo rinnovo per far entrare poi in pianta stabile Riccardi in prima squadra, magari non dico dalla prossima stagione, ma quasi sicuramente fra 2 anni.
Riccardi in primavera ha già dimostrato quello che doveva dimostrare, per cui è ora di vederlo tra i grandi. Il rinnovo era inevitabile, perché quando tu hai un giocatore così bravo, devi metterti al sicuro. La Roma ha fatto benissimo, ha aspettato la maggiore età e gli ha fatto il contratto per 5 anni. Abbiamo detto varie volte che i minorenni possono firmare solamente triennali. Il giorno dopo la maggiore età gli hanno fatto firmare 5 anni. L'ingaggio dovrebbe essere sui 250-300 mila netti a stagione, che è un ingaggio importante. Si era parlato di altre cifre, ma non rispondevano al vero. Si era parlato addirittura di 700-800 mila netti a stagione, ma sarebbero stati senza offesa troppi per un giocatore che deve ancora giocare un minuto in Serie A. È un ragazzo interessante, un ragazzo su cui bisogna lavorare perché qualche difetto Riccardi ce l'ha. Deve lavorare molto sulla fase difensiva e deve trovare una collocazione precisa in campo, perché in primavera a volte gioca da mezzala, a volte da trequartista, a volte da esterno, e serve un allenatore di prima squadra che risolve il problema della collocazione, perché sennò è una cosa che può creargli problemi. Però adesso con un contratto di 5 anni si può lavorare con calma su questo ragazzo, che comunque ha talento, che quando c'è da saltare l'uomo lo salta. E quando c'è da dire in porta lo sa fare. Il dribbling di Riccardi è la cosa migliore che ha. È un giocatore che quando parte palla al piede è difficile da fermare. Sul resto c'è da lavorare, ma il talento c'è. Anche se poi Riccardi non è l'unico talento di questa primavera, perché in questi ultimi mesi, in questi ultimi due, sta facendo benissimo Cangiano, che ha caratteristiche simili, anche se lui il ruolo ce l'ha, è un esterno d'attacco e come talento è sullo stesso piano del compagno. Assolutamente Francesco. Senti, noi ti ringraziamo. Non so se volevi chiedere altro o salutare No, direttamente ci Francesco. salutiamo anche Ok. perché siamo curiosi di vedere poi effettivamente se la sua previsione, cioè che Esatto, verranno se si convocati, avvererà. sì, di Semeraro per i convocati, ma c'è ancora un po' di tempo, insomma, bisognerà sentire anche domani Ranieri in conferenza stampa che cosa dirà, insomma. Assolutamente. Ciao Francesco, grazie. Un saluto. Ciao Alla Francesco, prossima. ciao. Allora, ritorniamo in diretta. Gabri, senti, io dopo aver parlato un po' di, appunto, aver fatto il punto del settore giovanile, anche in prospettiva, io ti vorrei un attimo far fare un riassunto, tra virgolette, di questa mattina e di quello che è uscito sul giornale di oggi. Io farei rivedere un attimo la prima pagina che potete vedere al lato fra qualche secondo. Insomma, c'è Un un bellissimo bellissimo reportage. reportage a firma Dario Moio e anche con la Andrea De collaborazione di Angelis. Andrea De Angeli. Non so, un tuo parere su quello che hanno potuto vedere, insomma, a Tor di Valle. Ma io credo che si veda da sé, nel senso che noi abbiamo titolato questa mattina Disinteresse pubblico, che è un titolo che vuole dire tante cose, ovviamente, perché nei giorni in cui ci sono tante chiacchiere intorno allo stadio della Roma, continuano invece i fatti sono che comunque l'iter per lo stadio nel progetto per lo stadio della Roma sta andando avanti in quanto è incontaminato da inchieste, che se ne dica, che se ne scriva, ma soprattutto la volontà politica sembra davvero essere quella di sbloccare questa situazione. Mi hanno colpito in particolar modo le parole di Malagò, che comunque ha fatto riferimento alla serietà, no? Se il capo dello sport se ne esce così, secondo me ne ha ben d'onde, insomma. Il fatto che dica serietà nei confronti dell'investitore straniero che vuole venire in Italia e che non può non spaventarsi, non può non fare una pubblicità negativa a tutta questa vicenda a chi vuole portare flussi di denaro in Italia per investire, per portare anche lavoro e quant'altro. Per cui E il fatto che lui dica è giusto che ciascuna squadra abbia il suo stadio, come più o meno avviene in tutta Europa, è giusto anche che l'imprenditore straniero che vuole investire non venga tenuto a bagnomaria 7 anni, perché al di là di quello che vedete anche nella nostra prima Sì. pagina, cioè del degrado di un quartiere e al di là dei posti di lavoro che verrebbero creati con la costruzione del nuovo impianto della Roma, è proprio un discorso anche sociale che riguarda la città. È chiaro che noi tutti speriamo che si faccia uno stadio fatto bene, ma la politica ovviamente in questo ha la sua missione di appunto autorizzare uno stadio appunto fatto bene. Noi crediamo che al di là del tifo, al di là
della questione, diciamo, sportiva da cittadini, che venga fatto uno stadio fatto bene. Peraltro, in questo caso, noi abbiamo pubblicato tantissimi documenti in questo anno e mezzo, quasi due. Nei quali si vede che c'è un lavoro enorme, è un progetto serissimo che non a caso, ricordiamolo, ha passato il sì di diverse amministrazioni comunali. Sono passati praticamente quattro giunte. Quindi, insomma, come ha detto anche il presidente dell'Assemblea Capitolina Vicario ieri, appunto, Stefano dice: 2 anni fa è stato votato il pubblico interesse, è stato dato il sì a questo stadio, non vedo perché non dovrebbe essere dato ancora una volta il sì. Poi che ci siano delle valutazioni anche, diciamo, di chi co è contrario a questo progetto, lo sappiamo, e queste valutazioni le facciano pure. Però, insomma, la Roma, secondo me, se fossi la Roma sarei un po' Un arrabbiato, po' come in realtà arrabbiato. ci risulta anche. Assolutamente sì. Gabriele, io ti ringrazio e ovviamente potete approfondire questo argomento sul nostro sito dove abbiamo pubblicato questa mattina una ampia gallery e pochi minuti fa, poco prima della diretta, un video reportage appunto ripreso dal nostro Dario Moglio che ieri mattina è andato lì in quella zona di Roma dove speriamo presto possano intanto arrivare i cantieri. Comunque, Poi rane non si sono Rane non viste. si sono visti. Speriamo stiano bene perché qualcuno si era preoccupato anche Sì, per loro, anche, beh, ricordo. certo, chiaro. Quindi noi ci auguriamo che siano bene. Concludiamo così. Grazie Gabriele. Grazie Ciao a a te, tutti. Giulio. Ciao a Ciao a tutti. tutti.